In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. E quelli che lo ascoltano restano stupiti. Sembra un po' di ripetere quello che accade oggi. Erano stupiti perché insegna come uno che ha autorità, come uno che ha una parola in più. Oggi, per esempio, quando e dove tutti hanno certamente diritto di parola, ma sembra che ogni parola diventi legge in base al gradimento degli altri o in base alla maggioranza, non si riesce a riconoscere in qualcuno che ha e deve avere autorità la parola in più, e così allo stesso modo non si riesce a riconoscerla nel Signore. Gesù entra di sabato, per gli ebrei il sabato era come la domenica per noi, e oggi sembra che non si riesca a riconoscere nella parola che viene proclamata durante la celebrazione eucaristica domenicale, innanzitutto nella parola che viene spezzata dalla Chiesa, non si riesce a riconoscere quell'autorità che ci può aiutare a camminare secondo le vie di Dio, secondo quello che Lui ci chiede e in qualche modo ci impone. E allora anche noi oggi restiamo stupiti, stupiti prima ancora che della parola del Signore, stupiti del fatto che la parola del Signore possa dirci qualcosa di nuovo. Il Vangelo a un certo punto dice che quella di Gesù era una parola, era un insegnamento nuovo, e noi rimaniamo stupiti da questa possibilità. L'unica cosa che riusciamo a dire quando siamo presi dalle nostre delusioni, dalle nostre ferite, quando facciamo parlare il peccato che è in noi a causa di quella ferita iniziale, quella che prese Adamo ed Eva e tutto il genere umano, l'unica cosa che riusciamo a dire e chiedere al Signore è quello che dicono gli spiriti impuri in questo Vangelo: sei venuto a rovinarci. Se noi non facciamo parlare la parte buona di noi, che possiamo riscoprire soltanto in un cammino di riconciliazione, in una vita sacramentale, in un cammino in compagnia della Chiesa, facciamo parlare soltanto il peccato e pensiamo che il Signore con la sua autorità sia venuto a rovinarci. Se invece facciamo quello che ci chiede il Vangelo, a un certo punto Gesù dice a quello spirito impuro: taci, esci da lui. Gesù riesce a dividere quella bontà che il Signore ha messo in noi con quella ferita che la nostra volontà distorta ha causato con il peccato. Divide le due cose. Condanna il peccato, condanna il male, condanna quello che la Bibbia chiama il diavolo, e riesce a salvare la nostra buona umanità. E dobbiamo avere il coraggio oggi di riconoscere nel Signore colui che riesce a dividere la nostra parte buona dalla nostra parte cattiva, facendo tacere tutte quelle brutte opinioni, idee e sensazioni che ci prendono, e facendo parlare soltanto la bontà di Dio che è nella nostra vita. In questa domenica ricorda che Gesù è il maestro della tua vita. Il suo insegnamento, sempre nuovo e mai scontato, mette a tacere il tuo peccato e dà voce alla tua gioia.